Una buona serata a tutti voi, cari amici e cari amiche di Angoli. Concludiamo insieme questa lunga settimana che abbiamo trascorso davvero con tantissimi ospiti e vi ringrazio per essere stati sempre sempre in mia compagnia. Parleremo di questa manovra, cosa accadrà quindi nel 2024, naturalmente tutti i chiarimenti con il nostro esperto in collegamento Rosario Trefiletti. Ciao Rosario, ben arrivato ad Angoli. Buongiorno, ciao Dolores e naturalmente un caro saluto a tutti i nostri telespettatori. Rosario, allora questa manovra 2024 che cosa andrà a cambiare in meglio, in peggio? Si parla un po' di tutto, naturalmente di stipendi, di pensioni, anche di casa. In generale come la vedi? Allora, bisognerebbe fare una premessa che è questa, e cioè visto le varie bozze che sono girate, visto che ci sarà ancora il Parlamento che dovrà discutere, eccetera, eccetera, francamente bisognerebbe parlare nei dettagli, ovviamente, in generale invece se ne può parlare, nei dettagli vediamo cosa esce dal Parlamento, perché ogni tanto cambia qualcosa, abbiamo visto sulle pensioni, per esempio. Intanto sarà più difficile andare per esempio in pensione anticipatamente, quindi lasciare il lavoro se le cose andranno in questa direzione? Certo, di sicuro, ma già prima, la prima bozza parlava addirittura di 104, che era la somma degli anni di contribuzione più una certa anzianità, era intorno a 103, poi è stata portata a 104, dopo il litigio e siamo ritornati di nuovo a 103, però sulle pensioni ci sarebbe da dire e poi dirò. Ma l'altra questione fondamentale, che il ragionamento che dobbiamo tutti fare, è che purtroppo questa manovra è una manovra a debito. Su 24-25 miliardi, ben 14-15 miliardi sono a debito, e questo significa due cose. La prima è che aumentando il debito carichiamo le nuove generazioni di investimenti, di risorse che potrebbero appunto essere utilizzate in altro modo. E la seconda questione è che aumentando ancora il debito aumenteranno gli interessi che dovremo pagare come Stato, come governo, il governo che ci sarà, che c'è, e che naturalmente verranno distratti da altre operazioni come appunto pensioni, cuneo fiscale, investimenti, eccetera. Quindi eccetera. Rosario, quindi, di fatto una nuova generazione che tu citi che sarà sempre più indebitata, che magari non andrà mai in pensione, che avrà una sanità che magari non riuscirà a curarli, accidenti, che futuro. E infatti questa è la cosa veramente molto negativa. Ripeto però, la seconda questione è che aumentano anche gli interessi che paghiamo sul debito. Siamo già ben oltre i 100 miliardi, quindi dovremo pagare ancora di più di chi ci presta i soldi. Ecco perché ci stiamo, da questo punto di vista, impoverendo. E questo è grave. Poi, nello specifico, santa pazienza, ma il taglio della sanità, taglio che va nella direzione opposta di quello che si dovrebbe chiedere, una popolazione poi che sta invecchiando e di molto, e quindi i tagli alla sanità influiranno sul benessere e sulle cure dei nostri cittadini. Poi oltretutto si vuole diminuire, questa era scritta in una bozza, io mi auguro che francamente non ci sia più, poi quando verrà definita la vera manovra finanziaria, che si va ad abbattere le liste d'attesa. Questo va benissimo. Certo, ma non ci mancherebbe, anche perché sono davvero lunghissime. Esattamente. No, questo va bene, ma non attraverso le liste d'attesa, le cliniche private, ma si facciano le assunzioni dovute nella sanità pubblica. Mancano migliaia di medici, mancano migliaia di ausiliari sanitari e via dicendo. Quindi questa è l'altra questione che giudichiamo negativa. Poi naturalmente giudichiamo positivamente il taglio del cuneo fiscale. Ma questo è un aspetto positivo fra i tanti, insomma, mettiamo uno spillo positivo in questa direzione.
Ma viene, non dico annullata perché non è annullata, ma dovrebbe essere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Certo. Poi ci sono le altre manovre sulla Fornero, abbiamo già detto prima, da 103 a 104, poi si ritorna a 103, ma comunque si restringono i parametri per andare in pensione. Poi questa questione del taglio, poi lo leggerò attentamente per quanto riguarda i dipendenti pubblici, che sembra che vadano in pensione con dei tagli onerosissimi del 25-30% sulla loro pensione. Quindi ci sono delle cose francamente molto negative. Abbastanza non discutibili. Rosario, per quanto riguarda il rilancio per esempio dell'economia, quindi parlando di bonus e di agevolazioni in questa direzione, sappiamo bene che l'edilizia è pilastro cardine di tutta l'economia italiana e poi naturalmente a cascata l'acquisto della prima casa, i mutui e tutto il resto. In questi ultimi due minuti, da questo punto di vista, come siamo messi nella manovra, se non altro nelle intenzioni? Ma siamo messi male, si è lamentata anche la Confindustria rispetto a questo, non c'è praticamente nulla per l'industria e francamente anche qui la risposta è negativa. Ecco, siamo di fronte a una finanziaria che in buona sostanza va a debito, non rilancia il paese, non lo rilancia perché gli investimenti sono molto pochi. Si tratta, per esempio, su questo versante di accelerare al massimo il PNRR, che allora questo sì potrebbe essere un po' di ossigeno all'industria, ma non solo all'industria, anche all'occupazione e quindi alle famiglie. Poi non voglio toccare gli argomenti legati all'IVA che viene riportata di nuovo a percentuali incredibili sui prodotti dell'infanzia e via dicendo. Quindi complessivamente sono molto insoddisfatto della manovra e ripeto, la questione pericolosa è il debito che noi lasciamo alle future generazioni. Rosario, abbiamo capito molto bene il tuo punto di vista, ne riparleremo quando magari ci sarà, speriamo, qualche aggiustamento di tiro che potrà essere lievemente migliorativo, speriamo che ci sia. Grazie a Rosario Trefiletti e buon lavoro, grazie. A prestissimo, ciao, grazie. Buonasera a tutti. Ma invece qualche cosa di molto bello, perché ci sono i colori dell'autunno e ce li racconta il FAI in una bella iniziativa, tra pochi secondi. E domani, sabato 4 novembre, domenica 5 novembre, il FAIL presenta la terza edizione di Colori d'autunno, piante, fiori e idee per terrazzi e giardini. Nel dettaglio ci racconta tutto il responsabile gestione aree verdi agricole del FAI, Umberto Giolli, collegato con noi. Umberto, buona serata e grazie per essere ospite ad Angoli. Buonasera, buonasera a voi. Sarà un bellissimo weekend organizzato appunto dal FAI, una terza edizione. Ci racconta un po' di che cosa si tratta? Allora, si tratta di raccontare le piante, i giardini e i terrazzi in un periodo dell'anno che normalmente viene considerato poco interessante perché le piante non sono nel massimo della loro bellezza. Ecco, noi invece vorremmo poter sottolineare con questa manifestazione che anche in autunno, anche in un momento in cui le piante stanno perdendo le foglie, cambiano colore, eccetera, hanno comunque una loro formale dignità. E poi quest'anno Colori d'autunno si tingerà anche di verde, è così? Sì, la cosa un po' imbarazzante è che quest'anno l'autunno non sta arrivando. È vero. La clorofilla la fa da padrona e le piante non hanno assunto le colorazioni importanti, rosse, gialle, che normalmente assumono. Speriamo che arrivi presto perché la natura è veramente stramba. Detto questo, il programma però sarà molto ricco. Ora stiamo vedendo delle immagini bellissime che ci calano in un'atmosfera molto elegante, molto particolare. E questa sarà l'ambientazione della due giorni? Allora, questo è il luogo della villa che verrà, dove ci sarà un richiamo all'autunno perché ci saranno delle decorazioni floreali più o meno in ogni stanza.
In realtà la mostra a mercato si svolge nel giardino della villa e soprattutto nell'ex tennis coperto della villa. Ci saranno una ventina di espositori con piante diverse, arbusti, perenni, rose, ortensie, eccetera. Quindi vuole essere anche una proiezione sulla prossima stagione primaverile, iniziare a riflettere ora, magari a fare delle scelte e portarsi a casa qualche cosa di particolare per poi gustarselo in primavera. Può essere un'interpretazione? Sì, infatti il periodo dell'autunno è uno dei periodi migliori per iniziare a pensare ai propri giardini e ai propri terrazzi, un periodo in cui le piante vengono messe a dimora anche se apparentemente le piante stanno dormendo, in realtà le loro radici iniziano a lavorare, a espandersi, a proliferare nel terreno e quindi ci si avvantaggia praticamente di un anno. Umberto, siamo diciamo quasi in conclusione. Come si potrà partecipare a queste due giornate? C'è un sito? Ci sono biglietti da prenotare? Come si fa? Allora, c'è la possibilità di prenotare i biglietti attraverso il sito del FAI, oppure a fare la coda e entrare pagando il biglietto in loco. Ci saranno delle iniziative parallele alla mostra mercato, cioè delle visite guidate con il capo giardiniere di Villanecchi al giardino di Villanecchi. Ci saranno delle visite guidate fatte da me che chiamiamo consigli per gli acquisti, che in realtà sono dedicate a coloro che non hanno ben preciso in mente cosa vogliono fare dei loro giardini e dei loro terrazzi, e quindi passando da uno stand all'altro si può suggerire un acquisto piuttosto che un altro. Bene, io saluto e ringrazio. Prego, siamo in conclusione, velocissimo. Ecco, no, soprattutto quest'anno sarà dedicato anche all'olio. Il FAI produce olio in varie regioni d'Italia e quindi verranno presentati tutti gli oli del FAI in collaborazione con l'Associazione delle Donne dell'Olio. Bene, io con questo saluto e ringrazio Umberto Giolli e invito tutti, insomma, a trascorrere questo weekend gustando i colori dell'autunno e conoscendo l'olio. Grazie, buon lavoro, a prestissimo. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, grazie. Ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo insieme ad Angoli.